Buongiorno a tutti, oggi 30 giugno 2018, trentesima camminata. Stamattina non sono sceso alle 6:30 per la mia ormai giornaliera camminata, perché mi sono svegliato con un dolore al piede fortissimo e quindi ho pensato di stare un attimo così. Però poi adesso un po' l'ho massaggiato, un po' l'ho coccolato e va meglio. Non sarà una camminata tanto veloce, più una passeggiata qui che una camminata, però l'obiettivo l'ha sempre tenuto d'occhio, quindi per sempre perseguire, e sono venuto lo stesso. E proprio sta cosa mi ha fatto pensare che una persona mi ha detto stamattina, io ho detto che ho mal di piede, però devo andare. Dice, ma ne vale la pena? E allora questo mi ha fatto fare il mio pensiero quotidiano di tutto quello che facciamo. Ma ne vale la pena? Ci sarà sempre qualcuno che dirà che quello che stiamo facendo alla fine non vale la pena farlo. A noi questo non ci deve mai smontare, prima di tutto, perché se per loro non vale la pena, per noi vale la pena farlo, quindi lo facciamo. E poi una cosa che ho imparato negli anni, che è vero che è bello avere un obiettivo e raggiungerlo, ma se ci riflettiamo bene, non è tanto l'obiettivo che ci dà il gusto, il piacere, il godimento, la goduria di quello che facciamo, ma il percorso che facciamo. Perché se io ad esempio per calare di peso e aumentare di salute, allora, un giorno che sarò contento di salire sulla bilancia e dirò sono calato 8 kg, 10 kg o di più, ma quello che sarà bello nei miei ricordi sarà il percorso, quindi le mie camminate mattutine, i bei filmati che ho fatto, sperando che siano belli anche per te, per trasmettere anche agli altri e condividere con gli altri quelli che sono i miei pensieri e il mio modo di fare e di affrontare la vita. Quindi ne vale la pena? Sì, sempre. Se vale la pena per te, vale la pena. Se per te non vale la pena, allora ascolta quello che ti dicono gli altri, ma di sicuro se per te non vale la pena, non inizi neanche un percorso. Ciao a tutti, un abbraccio, auguro un buon weekend. Mi accorgo con piacere che riesco lo stesso a camminare, anche se con un leggero dolore, ma non è un leggero dolore che ci può fermare dal percorso per i nostri obiettivi. Ciao a tutti, buon weekend!